Bene, carissimi amici, il nostro percorso sempre nel Vinitaly per cercare sempre qualcosa o di vecchio, storico, o comunque di nuovo per alcuni, ma comunque lui è un grande amico, Alessandro Boito. Noi l'abbiamo conosciuto già tempo fa nelle nostre trasmissioni e mi sono fermato prima e ho bevuto un vino straordinario che si beve un po' prima dei pasti, dopo dei pasti, con il del sé. Cosa è quel vinello che ci ha offerto? Un bel moscato d'Asti Lumine della Cartgal. Il tuo è buono, è diverso. Vabbè, sai, ci diamo da fare, sono 23 anni che abbiamo ripreso in mano l'azienda dai papà, dai nonni. L'abbiamo curata molto, la stiamo seguendo in un modo affettuoso e tutto ciò ci ha portato a fare qualcosa di grande. Quindi è un'azienda storica. Allora, perché dicevo si chiama Cartgal? Cartgal è il nome dei nostri bisnonni, però avevano solo 7 figli, poverini. Ah, e allora figli. Una di queste ha sposato poi un Boito che siamo noi adesso. Ah, ecco, il cognome Boito è tuo, Alessandro. Su quell'azienda allora, ci siamo da 147 anni. Vedo 4 bottiglie, sono diverse queste bottiglie? Beh, diciamo che sono 3 vini. Sotto la stessa tipologia di vitigno, perché nascono tutti dal moscato d'Asti come uva, il moscato bianco di Canelli, quello storico che fa parte del nostro territorio da sempre. Naturalmente vengono trasformati in un lumine, che è il nostro moscato fresco, quello più grazioso, quello più bollicina, quello più simpatico da bersi veramente nell'accoglienza. Quale sarebbe di questo qui? Questo qui è il lumine. Lo possiamo aprire? Volentieri. Mentre parliamo. O questo invece? No, come dico, è lo stesso? Passavo già qui, sì. È lo stesso che abbiamo assaggiato quando sei arrivato. È lo stesso, perfetto. Quindi è questo qui, lo possiamo assaggiare. Allora, tanto cin cin. Salute. Allora. È straordinario. Beh, cioè, insomma. Io lo berrei con tutto, è veramente proprio eccezionale. Questo è quello fresco, quello. Quanto può costare una tua bottiglia? Beh, diciamo che nell'enoteca i prezzi sono tra gli 11, 12, 13 euro al pubblico, via. Poi? Beh, poi il Cartgal ha dedicato veramente il suo tempo al moscato in tutte le direzioni, tant'è vero che curiamo un vigneto di un ettaro che sta esposto a Sorì, per noi sono le colline baciate dal sole, veramente fronte a sud, e da questo ettaro di vigneti vecchi ci siamo così andati a ricercare quella che era una vecchia vicenda del moscato, il moscato Vigna Vecchia. Il moscato Vigna Vecchia sono uve surmature leggermente che vengono vinificate su un anno di tempo e poi vengono messe in bottiglia, lasciate a riposare addirittura fino a 5 anni di tempo per poi essere rivendute in un secondo tempo, veramente ad accompagnare foie gras, ad accompagnare ostrica. Quindi proprio l'abbiamo così trovato la soluzione. E l'ha bevuto fresco? No, certamente, sempre fresco. I moscati devono sempre stare in frigorifero. E l'altra che la vedo un po' una via di mezzo, cos'è? Vabbè, l'altro è un prodotto che la nostra azienda ha iniziato a fare da pochi anni, è un po' così una new entry del nostro territorio, ma è un vino famosissimo. L'Asti è poi il nostro ambasciatore italiano nel mondo, delle bollicine da sempre. Ne facciamo una piccola quantità che va nei mercati americani ed è nato quasi esclusivamente per questo nostro cliente che abbiamo in Florida. Fondamentalmente così abbiamo lavorato anche su questa tipologia di vino per dargli un onore che fosse del tutto riguardevole, e anche la scritta ha voluto essere rappresentativa perché fosse chiaro che fosse quello. Senti, diamo un tuo sito, una tua mail, un telefono aziendale affinché allora, tutti quelli che ci stanno vedendo adesso possano mettersi in contatto con te. Innanzitutto ci trovate nelle terre pavesiane a Santo Stefano Belvo, per la precisione sulla collina di Valdivilla. Una mail è info@cartgal.it. Un sito internet è www.cartgal, tutto attaccato, cioè senza trattini, senza nulla, con la finale.com. Per ultimo un nostro telefono aziendale è 0141 84 7103. State leggendo in sovraimpressione, ma la cosa bella è che uno arriva là e dice: beh, che faccio? Bevo il vino, poi va, torno a casa. No, perché lui è anche... No, perché l'azienda ormai da una ventina di anni, così appoggiandosi sulle spalle di una mamma che ha ancora voglia di darci una mano, e così di una situazione aziendale che ci ha permesso di curare anche 6 camerette e una piccola parte di ristoro per chi vuole rimanere qualche ora in azienda. Che bello, 6 camerette. Loro fanno parte anche del gioco che, sapete, ogni fine mese una famiglia italiana vince il frigo, la poltrona, il prosciutto. Potreste anche ricevere a casa un bel vinello, fresco no, perché lo dovete mettere voi in frigo, però lui ve lo manda volentieri. Quindi andate sul Gioca con noi, andate lì col cursore, cliccate. Tu hai giocato? Giocate. Io provo sempre ma non vinco. Federico, falla vincere sta ragazza. Senti, Alessia, grazie. Complimenti. Luca, grazie. Buona continuazione. Complimenti a te, grazie. Grazie. Complimenti.